chitarra. Ho scelto questo suono pulito, semplice, e oggi stavo preparando un riff nuovo. A me piace scrivere, è vero, pure studiato un po' oggi, così un po' di giri. Volevo farvi sentire qualcosa musicale, però mentre stavo allo strumento con questo accordo è venuto in mente questo passaggio, ecco, semplice, e questo è inedito, un po' improvvisato, lo sto scrivendo insieme a voi amici di Rete TV Italia, un brano insieme. Ed oggi è una giornata speciale, sto bene insieme a te e ti canto un brano nuovo che è dedicato a te. E mi confondo nella notte, nel silenzio così bello, e canto te. E già mi fermo, ecco. Proprio per fare una chiacchierata musicale sull'improvvisazione, così studiamolo, lo rifacciamo insieme. Magari apriamo qualche melodia nuova. E canto e ti sento e ti vedo in compagnia, in questa notte bella fatta di tenerezza, dove tu ci sta meglio questo, sei mia. E ti chiamo così come una gioia, ecco. Voglio mantenere lo stile di ieri. È vero che l'ho vista insieme a voi questa, la diretta di ieri, e sì, effettivamente ci stavano un po' di ritardi, un po' che andavo un po' in distorsione. Adesso i parametri li vedo meglio, e l'equipaggiamento di stasera, ecco, sempre chitarra MIDI, però non lo tocco, quindi questa synth, questo apparecchio synth non lo tocco, perché poi magari vi faccio qualche sorpresa, ma nelle prossime puntate. Ho visto che tantissimi eravate collegati, questo mi fa solo piacere. Come stai? Questa notte buia tu lo sai, io ti cerco e ti vedo ancora, voglio farsi settima pure, va, ancora qui, vi faccio ancora qui, e ti canto una canzone nuova, e ti sento nella notte come va. Mi piace cadere su questa sto settimo aumentato, no? E questo l'ho improvvisato, è un giro improvvisato, così nascono i brani. Prima ne scrivevo tanti, per esempio, come facevo? Mi davate un titolo, vogliamo parlare azzurro, prendiamo azzurro come colore e lo dedico a voi. E questo lo improvviso adesso, vediamo che armonie possono uscire. Cerco un azzurro dolce, bello come te. Tu che sei così sincera, come un colore già per me. Ecco, così, azzurro. Poi, adesso, andiamo avanti. È un colore così bello, così speciale, quel colore dei tuoi occhi, che mi fanno già impazzire, mi danno tanta, però vedi, tanta, andiamo a cercare una dissonanza, quindi una settima, e per stare insieme a te ho voluto stare insieme. Comunque capite bene che ogni giro poi mi ispira. Ieri ho fatto brani un po' più alti, ma sono diversi toni, diverse interpretazioni. Comunque volevo
fare un appello, quello di stare in casa, certo non in compagnia con me, con tutti i media, con chi vi piace. Sto vedendo tanti video simpatici su Facebook, sto vedendo su YouTube pure. Anzi, se mi volete scrivere, lasciare qualche commento qua sotto, poi sarò felice di commentare, di scrivere. Quindi come nascono anche le trasmissioni, così proprio dall'esigenza, da un'ispirazione. Per stare in compagnia volevo salutare Danilo, Daniele, Cristian, faccio solo i nomi, ecco, e poi chissà chi capisce, capisce, insomma, non mi piace fare troppa pubblicità. Per quanto riguarda Rete TV Italia, i palinsesti e le notizie su Rete TV Italia News, pubblico con un po' di leggerezza, cioè non mi voglio proprio stare lì a bombardare di notizie brutte, perché viviamo un momento brutto. Così, con leggerezza, proprio perché l'informazione deve essere fatta, almeno io come testata sono un periodico, non l'obbligo, benché si sappia, di scrivere tutti i giorni oppure di recensire, di fare la mia attività, anche perché, come ben sapete, le mie attività ormai produttive, editoriali, distributive diciamo in base anche all'esperienza, all'emozione che ho dentro, perché non voglio farlo solo per un ego, per dimostrare nulla, nulla di che. Ormai un lavoro è lavorare tutti i giorni nell'ambito dello spettacolo, del cinema, delle produzioni audiovisive. Mi piacerebbe salutare un amico di Latina, però per professionalità, tanto vedrete i lavori insieme. Non faccio nomi, cognomi, non voglio fare nulla, ma saluto anche Raffaella. Appena ritorniamo, diciamo, alla normalità, e speriamo presto, poi le nostre collaborazioni. Volevo salutare un amico, un altro amico, un grande maestro, io lo chiamo Vincenzo, e quindi capirete bene che non mi piace mettere le didascalie qua sotto o per dire nomi, cognomi, non abbiamo bisogno, perché chi vive d'arte, chi vive di musica, di spettacolo, di cinema, di documentari, non ha bisogno. Sotto non ci sta scritto Oscar o via dicendo, c'è scritto Carmine, anzi, manco lo scrivo. E basta, lo dico. Ritorniamo comunque alla musica di improvvisazione. Come nascevano i miei brani? Io ho scritto sempre, ho iniziato sempre dall'età di 10 anni che faccio questo mestiere, se si può dire così, ma ce l'avevo di mio. Ma non è che ce l'avevo di mio perché motivo, per essere almeno umile, vivendo in un paese piccolo. O anche in una stanza piccola, una casa piccola, in una realtà piccola. L'esigenza era di uno sfogo. Allora ho iniziato con la musica, magari come tutti, iniziano con qualcosa, con lo sport, con qualche attitudine, con una qualità, che poi sarà qualità, che può diventare professione. Boh, la vita non si ha. Dove ti porta? Io per esempio volevo fare il cantante, volevo fare il cantautore, poi alla fine ho sterzato completamente, ho fatto il regista adesso. Faccio questo da diversi anni. Ma proprio perché all'improvviso ho voluto cambiare tela, come un pittore cambia i colori per fare nuovi quadri e tutto. Però poi mi manca quello strumento, quell'emotività. Di ritornare. Quando scrivevo era perché ho dei problemi, sicuramente, oppure avevo voglia di esternare più con le emozioni. Certo, questa sera ho iniziato con dei brani o con degli accordi che ti portano ad essere un po' triste, però
nel percorso di vita ti ritrovi a incontrare un artista grandissimo, proprio grande, innamorato dello spettacolo, che saluto, si chiama Ennio, non faccio nomi, cognomi, però il nome sì, Ennio. E non dico appunto che professione fa, ma lo potete immaginare. E lui disse, ma perché suonare solamente? Prova a fare l'attore. Io allora lì ho iniziato a fare l'attore, ma l'ho fatto soprattutto perché volevo fare qualche apparizione in TV. E da là ho cambiato piano piano e sono arrivato. Poi queste storie così le racconterò mano a mano, ma non per pubblicizzarmi, per parlare di me, perché qualcuno dice, ma perché non scrivi un libro? Boh, chi lo sa. Chi lo sa, ma voglio sterzare, cambiare proprio modo, facciamo qualcosa un po' di più ritmato. Ecco, mi trovo in sol, dolce splendida per me, tu già ora sei, chiudo in settima, sei dolce, dolce, dolce come quando non ho visto la tua luce, cadenze anni 70, però non guastano. Dolce, dolce, dolce come me, che ti sento, che ti voglio ancora bene. E capite bene che quando nasce un brano queste parole possono essere sbagliate, però dopo successivamente possono essere anche strutturate, elaborate e tutto, però rimane la melodia. Ecco, poi questo la vengono sostituite, appunto messe proprio a fare una sillabazione. Questo è il lavoro degli autori, saluto anche i miei autori famosissimi che stanno in rete, per esempio uno è Alberto, poi il nome Alberto è inutile che lo faccio perché ormai l'ho spiegato prima. Ritorniamo al canto. È dolce, dolce, dolce come sta in questa notte bella, bella tu. Per me tu sei, dai, dai, dai. Certamente questo è uno stile che adesso non può, non so se può essere proponibile, anche perché la musica è fatta anche di tendenze, di nuove evoluzioni, effettivamente, quindi si va oggi verso questi cantanti famosi che vediamo che sono, però ripeto, l'arte è un qualcosa che uno ha dentro. Poi la riesci a manifestare, magari non sarò un ottimo cantante, però un buon suggeritore o uno che sta in questo grande mondo che è appunto l'arte. E ti sento dolce, dolce come sei, così speciale. Ah, mi viene in mente di salutare, di qua devo dirlo, Giuliano, ecco Giuliano, sto vedendo un bel video, ho visto un bellissimo video, questo che sta andando, questo gruppo, quindi mi piace, non perché ho confidenza con queste persone qua o con questi artisti o me ne vogliano, non me ne vogliono, anzi, però è bello che la rete ci accomuna. Ah, volevo anche salutare un'altra artista di Novara, saluto prima la madre di Anna, saluto anche il papà Damiano e la figlia, un'artista appunto, ciao Paola. E dolce, dolce, bella come sei in questa notte, già ti sento e ti vorrei insieme a me, come quando il tempo va, come
quando il tempo se ne va. Poi adattate, insomma, le melodie sono queste, quindi cambiando proprio modo, stile, parliamo di pensieri. E quanti già i pensieri vanno via, e cercare un posto qua, a casa tua. E quindi cambiamo, ecco, così sto improvvisando, è tutto. Quindi ero partito da questo giro, e tu, facciamo un'altra evoluzione. Quando io sono stato una persona che scrivevo, però magari certi brani mai li finivo perché mi piaceva sognare, perché io quando uso come tecnica teatrale, poi ho capito perché dopo l'ho studiata tutto, entravo in un mondo, nell'immedesimazione, no? Così un artista, la prima cosa che fa è immedesimarsi, e allora posso stare con la mente davanti un grande pubblico o solo sotto un grattacielo o solo una storia inventata. Questa per me era stare, siccome ogni giorno volevo cambiare ambiente, volevo cambiare sempre il luogo, il pensiero, l'immedesimazione, e perciò non, quasi certe volte rischiavo di non finire brani. Per esempio, adesso cambio metodologia, cambio immedesimazione, quindi con la teatralità, con l'immedesimazione si prende un altro personaggio. Questo aiuta molto pure per la voce, aiuta molto l'attore. Dolcemente come ti ho voluta io, non ti ho avuto mai, nessuno sa. Stavo con te a sognare lì in riva al lago, poi e mi sentivo, ecco, forzando, e mi sentivo, perché voglio dare un'emozione, mi sentivo dolce accanto insieme a te, quando eri dolce stella, quando eri già il riflesso in riva. Quindi anche nell'improvvisare i brani, prendere personaggi, prendere storie, perciò poi mi è piaciuto scrivere, e quindi passare piano piano quello che è la regia, quello che è scrivere le storie. Poi magari hai tante storie e magari non trovi gli attori, e quindi la vita è una lotteria, poi magari trovi l'ambiente musicale adatto, per cui potresti anche approfittare, no, e vai avanti, perché l'arte, la passione diventa lavoro. Ed io un lavoro penso a te, ogni volta quando sogno e vivo te, in questa notte così bella, dove quando... Un cantante jazz lo farebbe bene, immagino Rossana, quindi... non faccio i cognomi, però è bello tipo questo gioco di poter abbinare il cognome, di ritrovare, provarlo. Questo brano potrebbe essere scritto per. A me piace questo cantante che faccio sempre, ma l'accenno solo, scrivimi, e avete capito. E va bene. Non vi vorrei annoiare in questa diretta, non so quante persone stanno collegate, però diciamo tra un pochino chiuderò. Volevo salutare anche un amico, un altro artista di Lecce, anche lui nell'ambito musicale, in un modo ristretto lo chiamo Mimmo, lo saluto. Vincenzo l'ho salutato, a Toni a Latina l'ho salutato, poi volevo salutare anche un altro amico bello, famoso, bravo, tosto, forse famoso, non lo so, per me però è famoso, delle Marche, e volevo salutare
Ciao Nazareno, ormai un saluto, ti leggo sempre, i tuoi post sono molto belli. E poi volevo salutare Tania, ecco, perché se lo meritano, anche perché grazie a loro ho avuto tante nuove strade. Un amico invece qui di Teramo, che fa quasi, siamo sempre insieme magari al telefono certe volte, specie questi giorni, anzi è strano che non ci sentiamo. Saluto Daniele, poi saluto un altro amico editore anche del posto, certo anche tutti gli editori abruzzesi fanno un ottimo lavoro, gli faccio un grande in bocca al lupo. Tutti davvero, per stare insieme. Io sto finendo questa diretta, speriamo che non vi abbia annoiato, ho mescolato tante cose, tante, proprio perché non riesco a dare certe volte un ordine. Sono preso con te quest'arte e va via. Quando arrivo al punto mi nascondo così e dolcemente cercherò un posto lì nel cielo. Quando poi domani insieme a te vivrò. Va bene, ma ho fatto danni perché quando si è sganciata qua la cuffia. Comunque vi saluto, ciao da Carmine Pelusi, Rete TV Italia, ciao! Voilà.